Il 14 luglio dell'anno passato mi era venuta la brillante idea di scrivere ad un doppiatore di un personaggio di una saga Rockstar sicuramente non qualunque, inizialmente solo per congratularmi con lui. Sto proprio parlando del doppiatore niente po' di meno di Jimmy Hopkins, protagonista di Bully o Canis Canem Edit come è noto in Europa. Quest'oggi vorrei farvi notare cosa è trapelato dalla mia conversazione con lui stesso per un possibile Bully 2. Eccoci qui ragazzi, iscritti su Instagram come potete vedere, sicuramente il metodo più corretto e comodo dato il numero dei suoi followers e la sua costante attività. Vi leggo la chat e man mano faremo le dovute considerazioni. Questo è il profilo ufficiale di Jerry Rosenthal? Yep. Sono un grande fan italiano di Rockstar Games, ovviamente anche di Bully, e voglio supportarti insieme ai tuoi altri progetti. Hai fatto un ottimo lavoro con Jimmy Hopkins. Grazie amico, apprezzo il supporto. In un secondo momento poi gli scrissi: «Ciao Jerry, posso chiederti una cosa?» «Certo, spara!» «Se vieni coinvolto nel progetto Bully 2, ti chiedo se vuoi fare una specie di intervista per la nostra community italiana, sarebbe fantastico. Conosco le regole di Rockstar, quindi ovviamente non farò domande sul gioco, ma su di te, sul personaggio che rappresenti e sui tuoi sentimenti. Presso il mio sito web sarà anche attivo per essere il più grande sito di notizie dedicate ai giochi Rockstar in Italia, per farti capire che ci tengo molto». Sembra un grande progetto, amico. Tuttavia, dubito che mi verrà chiesto di doppiare nuovamente il personaggio. Probabilmente prenderanno delle celebrità con una voce molto simile alla mia. E ragazzi, questa risposta mi ha fatto subito notare come Jerry in realtà conosca poco, giustamente, la mentalità Rockstar. Infatti sappiamo tutti che Rockstar non prende mai attori così famosi, anzi, vi basterà fare mente locale di un po' di titoli Rockstar per capire di cosa sto parlando. Ok che Rockstar era meno famosa prima del 2006, ma voglio dire, soprattutto sotto questo aspetto è rimasta la stessa. Infatti successivamente rispondo: celebrità? Strano, anche con Red Dead Redemption 2 Rockstar ha preso attori non così famosi, ma davvero fenomenali. Senza di te non sarebbe più la stessa cosa e davvero non so come possano sostituirti. Non voglio certo pensare che Jimmy non sarà più il protagonista. Rockstar non è così, ma è molto strano che non ti abbiano chiamato. Il gioco dovrebbe uscire nei prossimi anni. Beh, è interessante che non lo sapessi di Red Dead, o sull'assunzione di attori che non sono famosi. Forse riceverò ancora una chiamata? O forse non renderanno Jimmy il protagonista del sequel? Gli altri sequel Rockstar usano gli stessi protagonisti? Inoltre non recito più molto e mi chiedo se hanno provato e non sono riusciti a contattarmi, lol. Chiaramente tutto ciò che dovrebbero fare è mandarmi un messaggio su Instagram. Vi ricordate quello che vi dissi prima? Jerry a quanto pare non conosce molto Rockstar, voglio dire, di certo non lo contatterebbero su Instagram e quindi lo farebbero in modo più professionale. Inoltre ragazzi, ciò che lui ha detto, ossia non recito più molto, sicuramente è un qualcosa che dobbiamo considerare e che purtroppo non migliora la situazione. Diciamo che la situazione varia a seconda della saga. GTA è nato per cambiare in ogni titolo il protagonista, protagonisti. Max Payne, videogioco che rimanda al protagonista, ovviamente avrà sempre lo stesso personaggio. In Red Dead invece cambia in base a ciò che accade durante la trama. Saghe comunque come Bully e L.A. Noire, secondo me, sono destinate a concentrarsi maggiormente sullo stesso protagonista. Penso che solo in rari casi Rockstar possa cambiare la voce di un personaggio e secondo me non è questo il caso. Quanto tempo ci vuole per doppiare un personaggio del genere? Si sta parlando molto di Bully 2 negli ultimi giorni e penso davvero che uscirà entro 2-3 anni. Sono sicuro che Rockstar ti abbia ricordato. Essendo una società molto importante e grande, se accadrà, verrai probabilmente contattato via email o tramite una chiamata. Non so come ti abbiano contattato negli anni precedenti al 2006, spero solo che non facciano affidamento sul fatto che tu faccia ancora o no questo tipo di lavoro, ma credo di no. E ragazzi, ecco una risposta che veramente mi ha fatto piacere sentire, perché comunque questi dettagli non si leggono ogni giorno. Infatti, alla domanda quanto tempo ci ha messo per doppiare Jimmy, lui mi ha detto: tipo 15 sessioni nel corso di forse 2 mesi. Le sessioni sono state di 4 ore ciascuna, quindi non ci vuole davvero molto. All'epoca avevo un agente, manager, di recitazione, quindi ho fatto il provino attraverso il mio agente e hanno contattato lui stesso. Ma non sono più con lui e non ho nessun agente. Quindi dovrebbero letteralmente rintracciarmi come farebbero gli altri, Instagram, Facebook, eccetera.
ha un sito web e non ci sono davvero molti nomi di persone Jerry Rosenthal, quindi se vai su Google, il mio nome e il mio sito web sono una delle prime cose a venire. Quindi se volessero davvero mettersi in contatto con me, potrebbero farlo. E questa è una risposta, a mio parere, veramente con i fiocchi, dato che nonostante lui dica che Rockstar non l'abbia ancora contattato, effettivamente se il gioco dovesse uscire nei prossimi anni, il tutto sarebbe ancora plausibile, dato che per doppiare un personaggio del genere, vi ricordo, un protagonista ci ha messo solo 2 mesi. E vi ricordo che Bully, anche sotto questo aspetto, era enorme, quindi per un prossimo capitolo, secondo me, ci potrebbe mettere, con quella impostazione, massimo 4 mesi, non credo di più. Un qualcosa anche qui che purtroppo può fare la differenza è che lui non è più con il suo vecchio manager, che precedentemente aveva avuto contatti con Rockstar, ma alla fine, come Jerry stesso ha detto, se lo volessero contattare ci sarebbero vari semplici modi per farlo, ancora di più oggi nel 2020, e vi ricordo che nel 2005 lui fece il tutto, quindi altri tempi. Ora sicuramente sappiamo che, facendo un esempio, se il titolo dovesse uscire nell'anno X, il doppiaggio del protagonista potrebbe sicuramente avvenire un anno prima rispetto alla data di uscita, dato che lui, ragazzi, ha doppiato Jim nel 2005, stesso anno di annuncio del gioco, e sapete anche che il gioco iniziò lo sviluppo nel 2003, e questa è una cosa importantissima da tenere in mente. In futuro Rockstar potrebbe effettivamente ricomportarsi in questo modo. Grazie mille per la risposta alla domanda, ora tutto mi è più chiaro. Sono molto fiducioso nel tuo ritorno. Tuttavia, quel tipo di intervista è ancora valida, anche se non doppierai più Jimmy. Volevo ringraziarti per quello che hai dato alla saga e vorrei che la community dei fan italiani di Bully e Rockstar sapessero di più su di te, magari anche parlando delle tue passioni attuali. È un semplice video in cui dovresti rispondere a domande che ti faranno rivivere quei bei momenti. Rispetto al tuo tempo, fammi sapere quando vuoi con molta calma. Mi piacerebbe fare un video per te, sono stato in Italia ed è un paese fantastico. Guardate ragazzi che dettagli vi porto, Jimmy Hopkins adora l'Italia e c'è anche stato. Le tue parole mi rendono molto felice, sei molto gentile, invece non puoi capire quanto possa amare il continente americano per così tante cose. E ragazzi, qui ci stoppiamo un attimo perché da questo momento in poi smise di rispondermi. Dopo infatti poco più di un mese, come si è visto quei messaggi precedenti erano di fine agosto, ad ottobre gli scrissi quando sarebbe stato disponibile per il video intervista, che vi ricordo che aveva accettato. Come vi feci vedere prima, anche in questo caso non rispose. Successivamente eliminai il messaggio per non risultare troppo pressante e pochi giorni fa, quindi dopo vari mesi, gli riscrissi più o meno la stessa cosa, ricordandogli di cosa si trattava e che comunque il tutto non mirava a Bully 2, ovviamente chiedendogli come stesse andando la sua quarantena. Anche qui nessuna risposta. Anche altri utenti ho visto che hanno scritto a lui chiedendogli cose più spinte su Bully 2, ma le risposte sono state praticamente le stesse, anzi io ho ricevuto più chiarimenti. Difatti agli altri utenti ha detto che comunque la sua voce è cambiata e ora piano piano sta diventando sempre più profonda, quindi anche in base a ciò gli risulta difficile un suo ritorno. E questo, ragazzi, effettivamente non possiamo non considerarlo come fattore, pur vedendo magari un Jimmy Hopkins cresciuto. Ha anche detto ad alcuni che più di così non può essere d'aiuto e ragazzi, noi per il momento ci accontentiamo così. Bully 2 alla fine uscirà? Potete consultare la mia intera playlist in cui ne parlo, soprattutto della notizia secondo la quale il progetto è stato eliminato, a cui io non credo per niente. Veramente Rockstar si permetterebbe di cancellare uno dei titoli Rockstar più famosi e aspettati? Io non credo proprio. Jimmy Hopkins sarà di nuovo il protagonista? Beh, io lo spero, ma a questo punto, come abbiamo visto, magari sarà un po' più grande, ovviamente non di molto. Se non erro si parlò anche di un prequel, comunque se ne volete sapere di più sul tutto, sulla possibile trama, con tutte le fantastiche teorie, molto fattibili e compatibili secondo me, non dimenticatevi di guardare la playlist dedicata a Bully 2, è importante, vi leverà qualsiasi curiosità. Nuovo Bully senza Jimmy? Io ragazzi non vedo il senso e sicuramente questa idea non mi farebbe impazzire, anche se sono consapevole del fatto che Rockstar lo farebbe continuare ad essere un capolavoro. Ma se mi chiedete se io credo a quest'ultima cosa, vi dico di no. Come dissi in chat a Jerry, anche Bully è una di quelle saghe a cui non cambieranno il protagonista così facilmente. Poi ovviamente per il resto è tutta la mia speranza. Ragazzi, ve lo chiedo per favore, dato che Jerry aveva già accettato di fare un video intervista per il canale, sarebbe fantastico se andaste, ognuno di voi mi raccomando, a seguirlo su Instagram, vi lascio il link del suo profilo nel primo commento di questo video, scrivendogli un messaggio, ovviamente in inglese, per chi non lo sa usi il traduttore semplicemente, che dice che vi mando io da lui e che volete
spero sia vero, ma credo proprio di sì, un video risposta alle mie e alle vostre domande su questo canale con la sua partecipazione. Mi raccomando ragazzi, fatelo tutti, almeno ci sarà una grande probabilità che questo tipo di contenuto la comunità italiana lo vedrà, a meno che nei mesi precedenti non è stato chiamato per Bully 2 e che quindi Rockstar non gli permetta di fare nulla in questo senso. È veramente importante. Vi ringrazio di cuore a tutti se lo farete. Per quanto riguarda altre interviste, magari di personaggi anche secondari di Bully e di altre saghe meno conosciute, le vedrete sicuramente più in là. Oltre a seguirmi qui, ovviamente, non dimenticate di farlo anche su Instagram, attivando tutte le notifiche del caso, per non perdervi nessuna news in tempo reale e nessun contenuto extra tramite stories e post. Per quanto riguarda il mio sito web ufficiale, mi correggo da ciò che avevo detto nel penultimo video, sarà presto aperto. Ma ragazzi, come vedrete, ci sarà un qualcosa ancora di più grande. Ecco perché vi invito ancora di più a seguirmi su Instagram per conoscere in esclusiva tutti i miei progetti futuri. Detto ciò, ragazzi, vi ringrazio della visione e noi ci sentiamo alla prossima.